Siamo alla fine di una lunga giornata, intensissima. Siamo a Cerchiara. Qui ci siamo trovati davvero benissimo e vi portiamo a scoprire con noi un luogo davvero di grande fede. È Santa Maria delle Armi, questo grande santuario maestoso e aggrappato a questa imponente montagna. Qui leggenda e spiritualità si fondono in un unico racconto. Benvenuti. Destinazione Calabria comincia. Ci troviamo in un santuario ai piedi del Monte Sellaro nel Parco Nazionale del Pollino, situato a 1050 metri. Un posto molto particolare perché ha anzitutto ha un affaccio sulla costa ionica e sulla piana di Sibere, quindi anche dal punto di vista panoramico è molto suggestivo. È una struttura realizzata diversi secoli fa e adesso andremo a vedere anche più o meno la datazione di costruzione di questo santuario. Prende il nome, santuario della Madonna delle Armi, dal greco. Armos in greco vuol dire grotta. Questa è una zona caratterizzata dalla presenza di molte grotte, soprattutto in parete, su queste pareti di roccia. È una roccia calcarea, quindi che si presta alla formazione di queste grotte. E proprio in una di queste grotte, nel 1450, vennero trovate da alcuni cacciatori di Rossano delle tavolette, due tavolette con quattro dipinti, quattro raffigurazioni. Si dice che fossero le raffigurazioni dei quattro evangelisti. Il ritrovamento di queste due tavolette all'interno della grotta ha fatto nascere poi tutta la storia del santuario, perché queste tavolette vennero poi portate al vescovo di Rossano per essere analizzate. Quindi queste tavolette poi chiuse in un posto sicuro, il giorno successivo andarono per riprenderle e non le trovarono. Chiesero quindi a questi cacciatori di ritornare in quel posto dove erano state trovate e magicamente, misteriosamente, le tavolette le ritrovarono proprio lì, all'interno di quella grotta. Premetto che i due cacciatori non andarono lì in grotta casualmente, ma andarono lì perché questa era una zona di caccia, c'erano dei cervi. In effetti il cervo è uno degli animali che storicamente popolava questa zona qui. Seguirono una cerva all'interno della grotta e poi in questa grotta trovarono queste tavolette, quindi fu o per casualità oppure perché questa cerva, si dice che era la Madonna, si era trasformata in questa cerva per condurre questi due cacciatori e ritrovare queste tavolette. Quindi ritrovate queste tavolette, portate a Rossano, scompaiono da Rossano, ritornano nella grotta. Dopo il ritorno nella grotta le riprendono, le riportano a Rossano e poi di nuovo queste tavolette spariscono e le ritrovano di nuovo nella grotta. Per tre volte fanno andata e ritorno, tre è un numero sacro, no, della nostra tradizione cristiana. Viene quindi interpretata questa come la volontà delle tavolette di rimanere lì. Thank you.
Si decide quindi di realizzare una piccola cappella. Come voi vedete tutto intorno, per realizzare dei muri, in passato si facevano muri in pietra, per realizzare un muro si devono utilizzare pietre quadrate, si vede tutto intorno. Durante i lavori il discepolo passa al maestro una pietra tonda e il maestro la scarta e questa pietra rotola via. Considerate che quello che vi sto dicendo è avvenuto proprio qui, perché la grotta di cui abbiamo parlato si trovava proprio ai piedi della parete del Monte di Panno Bianco, che è questo alle nostre spalle. Quindi che cosa succede? Il maestro scarta la pietra, dopo un po' il discepolo passa di nuovo la stessa pietra. Allora il maestro dice: inutile che la scarto di nuovo, perché me la passeresti nuovamente. Allora la squadro, viene colpita con il martello, la pietra si apre a due. Nella metà della pietra, in una delle metà, appare nitidamente l'immagine della Madonna col bambino. Un'immagine molto suggestiva. Nell'altra metà invece appare l'immagine di San Giovanni Battista. Di queste due metà, una è conservata qui e la possiamo vedere, ed è proprio l'immagine della Madonna col bambino. L'altra metà, con San Giovanni Battista, non si sa dove sia, pare che sia stata trafugata dai cavalieri di Malta e è lì conservata, ma non ci sono conferme storiche di questo, di questa metà della pietra. La metà della Madonna col bambino invece è visibile all'interno. È un'immagine molto suggestiva, dicevo, perché non è un'impressione oppure un qualcosa che si intravede, è un disegno nitido, ma la particolarità è che si tratta di un'immagine achiropite, quindi non realizzata dal greco, non realizzata da mano umana. Hanno fatto degli studi scientifici che hanno accertato anche questa cosa qui. E in effetti, se si va là dentro, all'interno del santuario, c'è una piccola cappella che poi è stata adornata in epoche successive grazie alla donazione del principe di Pignatelli, e si può trovare proprio questa Madonna molto molto bella. Il santuario rappresenta una pietra miliare per Cerchiara, fa parte della storia di Cerchiara. È stato costruito proprio perché, a seguito del ritrovamento di questa pietra, si decise di realizzare non più una semplice cappella dove custodire le tavolette di legno, che tra l'altro sono anche visibili all'interno del santuario, all'interno di una cassaforte. Si decise quindi di realizzare un vero e proprio santuario, qualcosa di più grande e più importante, perché la pietra era veramente miracolosa. Storicamente si attraccia anche di un santuario, di un monastero di Sant'Andrea, che si trova a più a valle rispetto a dove ci troviamo noi, ma 200 metri qua sotto. E pare che contestualmente alla costruzione del monastero di Sant'Andrea fu realizzato anche un monastero solo femminile di Santa Maria delle Armi, che probabilmente coincideva con questa struttura qui. Ma che succede? Che da quel periodo lì, quindi realizzazione del monastero di Sant'Andrea ad opera di monaci basiliani intorno al 1000 fino al 1400, probabilmente ci sarà stato un periodo di abbandono. Nel 1450 però questa storia del ritrovamento della pietra ha fatto ritornare alla luce questo monastero femminile di Santa Maria delle Armi. La costruzione che vediamo adesso è stata sviluppata negli anni, nel senso che c'è stato un primo nucleo che poi si è sviluppato con
altre strutture limitrofe, strutture per i pellegrini. E il passaggio dei pellegrini è molto importante e segna anche una tappa importante delle tradizioni di Cerchiara. Perché? Perché nel 1846, dopo un periodo di siccità, i raccolti stavano per essere perduti, quindi i cittadini di Cerchiara decidono di fare un pellegrinaggio verso il santuario per chiedere la grazia alla Madonna per far venire a piovere. Era il 25 aprile del 1846 quando da Cerchiara, attraverso il sentiero dei pellegrini, arrivano qui tutti i cittadini di Cerchiara e appena arrivano inizia a piovere. Quindi da quel momento c'è una festa che ricorda questo evento e ogni 25 aprile qui si fa proprio questo, cioè si arriva a piedi da Cerchiara fin qui, si prende la Madonna, proprio la pietra, si porta in una zona sottostante che si chiama Oratorio, dove la Madonna si affaccia sul paese e diffonde la sua benedizione. Un luogo davvero speciale, un luogo della comunità, ma non solo la comunità cerchiarese, ritengo che sia un patrimonio universale, non è un luogo di passaggio, si giunge presso il santuario Santa Maria delle Armi perché si sceglie di arrivare in quei luoghi, non è un luogo di passaggio, tant'è che dicevo prima che si trova appunto incastonato nel direi nel Monte Sellaro-Sellaro, che ha un'altezza di 1030 metri dal livello del mare, per cui ecco, si giunge per libera scelta. Ci troviamo all'interno del palazzo storico del 1600, che rappresenta l'antica dimora della famiglia Rovitti. È una famiglia gentilizia, non aristocratica, composta da uomini di legge, di chiesa, anche da astronomi, ed erano gli amministratori della famiglia feudataria dei Pignatelli. Difatti anche sul blasone di questa famiglia sono rappresentate le tre pignate che appartengono appunto simbolicamente parlando alla famiglia dei Pignatelli. Ovvio lo scenario che si presenta sotto i nostri occhi è fantastico, è questo uno scorcio da privilegio, ecco, perché se abbiamo voglia di guardarci intorno si coglie da subito la presenza dei ruderi del castello normanno trecentesco, nonché alle nostre spalle possiamo ammirare l'eleganza del Monte Sellaro. Siamo circondati dagli altri palazzi storici di Cerchiara, dal Palazzo Pistocchi, dal Palazzo Stigliani, dalla Chiesa Madre di Cerchiara, San Pietro Apostolo, dalla Chiesa di San Giacomo del 1700. Ecco, è davvero un posto strategico e non dimentichiamo ancora che Cerchiara è città del pane.
e dall'interno di appunto di questo di questa antica dimora da 15 anni si svolge un'attività turistica che è collegata ad un progetto culturale che viene presentato nelle scuole, porta il titolo di Cerchiara Nobile, città del pane, proprio per far conoscere ai giovani, ma proprio ai ragazzi, la storia di questo borgo medievale, di questo, io direi, davvero incantevole luogo. Da Cerchiara ci spostiamo a Lungro, questa è sede dell'eparchia. Ora con le immagini vi faremo godere di uno straordinario San Nicola di Mira, perché qui c'è un qualcosa che ci lascia senza fiato.
chiesa, poi eretta a cattedrale nel 1919, la chiesa di San Nicola di Mira in Lungro è il simbolo per eccellenza di tutti gli Arbresh dell'Italia continentale. Vivono qui, simbolicamente, tutti sotto questa chiesa cattedrale, sotto la giurisdizione dell'eparca di Lungro, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Donato Oliverio, che da poco ha terminato i festeggiamenti del primo centenario della fondazione ad erezione di questa chiesa cattedrale a eparchia di Lungro. Eventi che hanno caratterizzato la nostra presenza per oltre 5 secoli in terra d'Italia. Sono stati avvenimenti importanti. Abbiamo visto seguirsi tante personalità. Certo, la nostra presenza è una presenza istituzionalmente attiva all'interno anche della Chiesa italiana, poiché il nostro Vescovo non solo fa parte del CEC, della Conferenza Episcopale Calabra, ma è inserito perfettamente anche all'interno della Conferenza Episcopale Italiana. E attraverso la Chiesa d'Italia ed attraverso la presenza, la figura importante del nostro Vescovo, che dà voce, dà capitolo a quella che è la lunga storia di questo popolo Arbresh, inserita nella Magna Grecia con una storia millenaria, dove possiamo dire in perfetta armonia siamo inseriti attraverso la spiritualità dell'Oriente e resa possibile attraverso la nostra Chiesa anche all'interno della Chiesa Latina. Infatti siamo un esempio plausibile, visibile, di quella che possiamo definire il ponte tra l'Oriente e l'Occidente, poiché possiamo far vedere come la Chiesa d'Oriente può vivere non solo all'interno, ma in stretta sintonia con la spiritualità, all'interno della spiritualità latina, e come, ecco, all'Occidente far vedere la spiritualità dell'Oriente. Chiesa dove ci vede presenti adesso è stracolma
di sacre immagini, di icone, che non significa altro che immagine. L'immagine è la presenza dell'invisibile attraverso la figura di cui ci riporta il prototipo. Già San Giovanni Crisostomo e i più grandi santi dell'Oriente, dopo l'iconoclastia, quando si è giunti nuovamente al ristabilimento della venerazione delle icone, dicevano che le icone devono essere venerate al pari passo con il libro dei Vangeli, poiché questo libro contiene la parola di vita, che è la parola di Dio fatta carne. In greco diciamo o logos sarx eieneto, in latino si dice verbo, verbum caro factum est. Allora attraverso questa immagine Dio si pone in modo presente nella vita dell'uomo. Ecco perché le chiese bizantine sono piene di sacre immagini, affinché l'uomo, entrando in chiesa, possa partecipare dei santi sacramenti e attraverso i santi sacramenti, con l'apoteosi del sacramento per eccellenza, che è la celebrazione dei santi misteri del corpo e del sangue di Cristo, possano attraverso questi ricevere la grazia necessaria per poter combattere nella vita quotidiana, che è l'acquisizione delle virtù, per poi un giorno, ecco, quando il Signore deciderà di chiamarci nel suo regno, di avere le porte del paradiso spalancate e poterci sentire ancora una volta: oggi stesso sarai con me in paradiso. Questa chiesa ha un grande valore storico poiché inizia nel 1724 e terminano i lavori a malapena nel 1825. Grandi sacrifici pongono il popolo di questa comunità per costruire questa chiesa, poiché sono gli stessi abitanti del luogo a trasportare da un fiume vicino, che si chiama Tiro, delle grandi masse di pietre, perché è costruita su grandi masse di pietre, e la fede di questo popolo nei confronti di San Nicola è talmente profonda che loro amano chiamare queste pietre in Arbresh Gurt e Shinkolit, le pietre di San Nicola. Ecco allora la forza della fede che gli fa costruire questa chiesa, che nasce inizialmente a forma come una chiesa barocca, poi col tempo, attraverso anche i vari sinodi che la nostra chiesa ha fatto, viene trasformata a quella che sono le esigenze della chiesa bizantina. Il primo lavoro che noi possiamo vedere è nel catino absidale
la platitera Tonuranon, la più grande dei cieli, che è di 80 metri quadri ed è un lavoro della scuola romana del Ranocchi del 1980 e di poi seguentemente abbiamo tra l'84 e l'85 le quattro grandi raffigurazioni pittoriche della risurrezione, della Pentecoste di fronte del battesimo e della trasfigurazione, mentre nella parte centrale della chiesa vediamo il grande giudizio universale che è di 90 metri quadri dove viene rappresentata tutta la salvezza dalla seconda venuta di Gesù Cristo, la parossia. A Lungro c'è un'altra storia che merita di essere raccontata, quella della Salina. Parlare di Lungro senza parlare della Salina, diciamo che non ha grande senso storico. E perché? Perché i due contesti vanno di pari passo, insomma. Il contesto lavorativo, il contesto di estrazione del salgemma e soprattutto anche il contesto sociale di sviluppo, che dai primi nuclei urbani, insomma, ha visto sempre valorizzato il territorio e, per questa peculiarità. Una peculiarità che può essere fatta risalire indietro di millenni, insomma. In realtà ci siano delle tracce neolitiche. Quindi l'estrazione del sale, o meglio lo sfruttamento di questo sale che nei millenni passati addirittura affiorava a livello, diciamo così, superficiale, e quindi non necessitava nemmeno degli scavi, era di utilizzo anche in epoche addirittura preistoriche. A un punto di massimo sviluppo, diciamo esattamente a partire dal 1400 in poi, ecco, mentre prima il riferimento storico, Rogerio del Vasto, il signore di Brahalla, cioè di Altomonte, sfruttava a livello quasi di schiavitù, ecco, l'estrazione del sale. Prima con i Normanni, poi con gli Svevi, gli Angiò e gli Aragonesi successivamente, fino ad arrivare ai Sanseverino, insomma, e si inizia quel processo di valorizzazione dell'estrazione mineraria del salgemma, ma accade inevitabilmente che il prezzo del sale di Lungro, il sale che potete vedere alle mie spalle, un sale pregiatissimo. Ricordiamo così per inciso che erano tre i tipi di sali che venivano estratti nella nostra miniera: un sale rosso, un sale dal colorito più giallastro e poi questo tipo di sale dal colorito grigio scuro che poi frantumato diventa molto più puro e bianco. È il sale, uno dei sali più pregiati a livello europeo, e gli studi geologici insomma ci testimoniano proprio quanto vi dico. Il fatto è che poi l'estrazione del sale diventava antieconomica rispetto al prezzo, quindi non si rientrava più con i costi, e, passando la proprietà naturalmente poi allo Stato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, diventa improduttivo estrarre il sale dalla miniera di salgemma e prende il posto
il sale marino, famoso sale siciliano, insomma. Date da ricordare sono fondamentalmente due, cioè il 3 novembre del 1976, il decreto di chiusura della nostra miniera. Da quel momento in poi inizia una storia di decadenza anche del sito, che abbiamo cercato di recuperare come memoria storica e come appunto memoria archeo-mineraria, perché questa è l'idea di ciò che cercheremo di realizzare, cioè il parco archeo-minerario della miniera di Sal Gemma di Lungro. Dal 2010 in poi, insomma, gli interventi sono stati molteplici. Si cercherà di realizzare appunto sempre più un'unità, diciamo così, un'unità del sito assieme al museo. Lo dobbiamo forse anche agli sforzi dei nostri progenitori, dei nostri nonni, che hanno speso e si sono sacrificati tantissimo, hanno speso la loro vita dentro queste gallerie. Dando veramente tanto al territorio e purtroppo però ricevendo in cambio la fatica del quotidiano. Sono un esempio, senz'altro, questa fatica è servita a noi per vivere meglio, rimane il loro sacrificio e questo sacrificio va onorato con la memoria dovuta. È stato anche oggi un viaggio davvero emozionante, quello fatto con voi con destinazione Calabria. Vi diamo appuntamento alla prossima e vi ricordiamo che c'è un luogo dove tutta la Calabria vive. Destinazione Calabria. Alla prossima.